Thank you.
Chiediamo al gentile pubblico di prendere posto, così possiamo iniziare. Grazie anche a coloro che sono ancora fuori. Bene, innanzitutto un cordiale, direi cordialissimo, benvenuto, dal momento che l'anno scorso non abbiamo potuto incontrarci, lo facciamo di nuovo in presenza qui al Teatro Sociale ed è davvero un grande piacere. Un cordiale saluto al pubblico, alle autorità presenti, ai relatori che tra poco si alterneranno qui al microfono e alla comunità medica, alla comunità scientifica che pure è presente. Ci troviamo qui per un momento importante, un riconoscimento importante, che è l'assegnazione e la consegna del premio PES Scholar AICR alla ricerca oncologica. Un premio che quest'anno va al professor Hans Clevers, che salutiamo con molto calore. Egli ha potuto approfondire, ha potuto effettuare un lungo viaggio nella scienza che ha portato a scoperte veramente straordinarie. E oggi conosceremo questo viaggio attraverso le ricerche che il professor Clevers ha effettuato insieme ai suoi collaboratori, ai suoi ricercatori, a cui ieri in conferenza stampa ha subito voluto dedicare questo premio, ma cercheremo di conoscere anche la persona Hans Clevers, come è un po' quello che fa ad ogni edizione il premio PES Scholar. AICR, perché da molti anni, più di 20 ormai, viene realizzato in collaborazione con l'Associazione Americana di Ricerca sul Cancro, che è l'associazione più rappresentativa. E premio PES Scholar perché fin dal 1986, per volere del professor Alessio PES Scholar, che fu primario al Santa Chiara di Trento, viene istituita questa fondazione e questo premio, che ha come fine istituzionale, parole del professor PES Scholar, di promuovere la ricerca scientifica per la lotta contro le malattie che affliggono l'umanità e in modo specifico contro il cancro. Ma di questo e di molto altro vi parlerà il presidente della Fondazione PES Scholar, il dottor Enzo Galligioni, che voglio invitare subito al microfono. Prego. Buongiorno e grazie al dottor Clevers, signora, e grazie a tutti voi di essere qui oggi per questo evento che è importante per la ricerca sul cancro, evento che è importante per la Fondazione PES Scholar, evento che è importante per l'associazione con cui collaboriamo, che è l'Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro. Prima di iniziare poi i saluti e il resto delle presentazioni, io vorrei presentarvi un breve video
che riassume in 3 minuti, quindi non è molto lungo, le attività della Fondazione Pez Koller dal 1980 ad oggi, quindi molto sintetico, che però dà l'idea di quello che facciamo, oltre ai premi e di tutto il resto che cerchiamo di portare avanti. Prego. Mai, prima d'ora, la ricerca sul cancro aveva ottenuto risultati così importanti, con immediata ricaduta sui pazienti. Il sostegno alla ricerca sul cancro è ora necessario più che mai. E questa è la finalità della Fondazione Pez Koller, voluta fin dal 1980 a Trento dal professor Alessio Pez Koller. Varie sono le attività della Fondazione: premi alla ricerca, attività scientifica ed il finanziamento ai ricercatori. La Fondazione Pez Koller premia l'eccellenza nella ricerca sul cancro degli scienziati che hanno prodotto nuove conoscenze e un sostanziale miglioramento delle cure e della possibilità di guarigione. Il Premio Internazionale Fondazione Pez Koller, Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro, premia le scoperte più straordinarie ed è stato attribuito finora a 23 tra i migliori scienziati al mondo. Ben 4 di loro hanno poi ricevuto il premio Nobel per le stesse motivazioni del premio Pez Koller. Altri premi sono dati in collaborazione con l'Associazione Europea di Ricerca sul Cancro. Il Translational Cancer Researcher Award per giovani scienziati europei. E dal 2020 il Women in Cancer Research Award alle donne nella ricerca. E il Rising Star Award per ricercatori ad inizio carriera, già molto promettenti. L'attività scientifica della Fondazione è imperniata sui simposi Pez Koller, una serie di convegni annuali fin dal 1988, sempre su temi di avanguardia, con i maggiori esperti internazionali, e su numerose conferenze scientifiche e seminari, per favorire il confronto con i giovani. La Fondazione Pez Koller finanzia infine numerose borse di studio e di ricerca per i giovani, sia in ambito internazionale che nazionale e locale con l'Università di Trento, per fornire ai giovani ricercatori il massimo supporto per le loro ricerche e la condivisione dei risultati con la comunità scientifica. L'eccellenza nella ricerca sul cancro è l'obiettivo della Fondazione Pez Koller, nei suoi vari ambiti, in collaborazione con le maggiori società scientifiche, per il bene di tutti. Questa è la Fondazione Pez Koller e questi sono i premi Pez Koller. Nel mondo, almeno nella comunità scientifica oncologica internazionale, se si dice Pez Koller si sa di cosa si parla, e questo Pez Koller è nato e si è sviluppato a Trento. Abbiamo già ringraziato prima per la partecipazione delle autorità, alcune delle quali saliranno su questo podio per un indirizzo di saluto. Io vorrei cominciare con l'invitare il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. Buongiorno a tutti, saluto il professor Galligioni, il dottor Clevers, lo ringrazio per essere qui oggi in questa importante giornata che la Fondazione Pez Koller organizza ogni anno e che porta Trento al centro della ricerca internazionale, in questo caso un tema importantissimo, quello della ricerca sul cancro. Ed è quindi un orgoglio per Trento e per il Trentino un momento come questo. Abbiamo visto i numeri della Fondazione Pez Koller, 4 premi Nobel che sono stati anche riconosciuti dalla Fondazione Pez Koller. E per noi trentini pensare che il professore Pez Koller era un trentino nato a Trento, a Rovereto, un roveretano,
è ancora più un motivo di orgoglio. In un momento in cui, in qualche modo, la scienza viene anche, diciamo, resa quotidiana, perché il dibattito di questi mesi porta la scienza ad essere un fattore quotidiano anche della comunicazione, credo che abbiamo bisogno di punti fermi, di punti chiari come questo, punti chiari che dicono che la scienza migliora la qualità della vita delle persone e permette di guarire le persone. Stiamo parlando di cancro, sappiamo quanto la ricerca sul cancro sia importante, sappiamo come siamo andati avanti negli ultimi anni nella ricerca sul cancro e quante persone riescono a beneficiare della ricerca sul cancro e a riuscire a vivere una vita più serena. Ecco, abbiamo bisogno di punti fermi della scienza in un momento in cui qualcuno vorrebbe anche in qualche modo renderla più, diciamo, più quotidiana e più alla portata di tutti, diciamo così. La scienza è giusto che abbia i suoi capisaldi e che con esempi come questo faccia capire alla popolazione tutta che della scienza ci si può fidare e che può dare reali benefici alla quotidianità delle persone. Grazie. Grazie al presidente Maurizio Fugatti. Vorrei invitare al microfono il rappresentante della città di Trento, nella persona del suo sindaco, Franco Ianeselli. Beh, per la città di Trento è davvero un onore ospitare un premio prestigioso come il Pet Scholar e da parte di tutti noi il benvenuto al professor Clevers. Questo è un premio sulla ricerca e noi in questi anni abbiamo, penso, capito in questi due anni quanto sia importante la ricerca, perché senza la ricerca quale sarebbe stata l'alternativa? Un lockdown probabilmente infinito oppure la scelta cinica e tragica di abbandonare i più deboli. E se noi oggi siamo qui nuovamente in presenza, se rivediamo la speranza, questo lo dobbiamo alla ricerca e ai risultati della ricerca. Io credo che sia molto importante ospitare questo premio perché uno dei rischi che noi vediamo è quello che, immersi nella lotta alla pandemia, ci si dimentichi quali sono altre sfide che abbiamo, quella ambientale, che è molto grande, che rischiamo di dimenticarci, ma anche nel campo medico, quelli che sono altri temi su cui dobbiamo comunque sempre impegnarci. Credo che sia molto importante il lavoro della Fondazione perché ci aiuta a capire, ma l'abbiamo letto oggi sui quotidiani dalle parole del professor Clevers, che ricerca cosa significa. Significa intuizione forte, significa che Serendipo alle volte si fa vedere, però è metodo. E questo è molto importante anche nella comunicazione che noi abbiamo, nel rapporto che dobbiamo avere con la popolazione, far comprendere quanto il metodo della ricerca sia fondamentale. Il ringraziamento da parte nostra va al professor Clevers, ovviamente siamo veramente contentissimi di poter ascoltare le sue parole. Va alla Fondazione perché... Che cosa rappresenta la Fondazione? Beh, sicuramente è parte dell'anima della nostra comunità, noi dobbiamo assolutamente riconoscerlo. Lo è perché permette di portare in Trentino le migliori eccellenze internazionali, per noi è veramente fondamentale aprirci e conoscere il meglio che c'è al mondo. Lo è perché dà un sostegno fondamentale ai nostri giovani e quindi coniuga riconoscimento di chi con fatica e con merito ha già raggiunto i grandi risultati con chi invece li deve ancora raggiungere. E soprattutto ci aiuta ogni giorno a capire che la cultura della ricerca deve diventare priorità di ogni livello di governo, provinciale, nazionale ed europeo. Grazie. Grazie al sindaco Franco Ianeselli. Il mondo dell'Accademia, l'Università di Trento, un'università molto importante. Abbiamo qui oggi il suo rettore, Flavio De Florian, che invito per un indirizzo di saluto.
Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, un saluto particolare al Presidente Galigioni, a tutte le autorità e naturalmente in particolare al Professor Clevers. Thank you, Professor Clevers, for your participation today here. Molte cose sono state già dette dal Presidente Fugatti e dal Sindaco Ianeselli. Da parte mia voglio solo aggiungere una breve riflessione che riguarda più in generale la collaborazione che c'è da tempo ma che si sta intensificando fra la Fondazione Petzschler e tutte le attività che supporta e l'Università di Trento. Avete già visto dal filmato che c'è una relazione consolidata. Però per noi la Fondazione Petzschler, col prestigio che ha, che altri hanno sottolineato e che ci onora questo territorio che ha saputo sviluppare una fondazione così significativa in un campo così importante, per noi questa fondazione è un po' come una sorella maggiore, perché ha iniziato a portare la ricerca alla platea di tutti, visibile a tutti in questo territorio, ancor prima che l'Università di Trento cominciasse progressivamente a investire nell'ambito delle scienze della vita. Poi negli ultimi 20 anni ci sono stati sviluppi importanti con il Dipartimento Cibio, che è diventato un punto di riferimento internazionale nel campo della ricerca in ambito biologico e biotecnologico, con le neuroscienze, ma da poco, come tutti voi sapete, abbiamo iniziato a costruire una nuova scuola di medicina e avere all'interno del territorio dei punti di riferimento, seppur in ambiti molto specifici e seppur con ruoli ovviamente distinti, come la Fondazione Petzschler, è comunque un elemento di supporto per noi importantissimo. La Fondazione supporta giovani ricercatori, come avete visto, supporta borse di studio anche presso l'Università di Trento, pur ovviamente avendo un respiro e avendo un orizzonte che è internazionale, ma ha particolare attenzione per questo territorio e quindi anche per la nostra università. Credo che questo sarà ulteriormente una leva importante per noi di stimolo e di crescita nel costruire una nuova scuola di medicina che dovrà affrontare le sfide dei prossimi anni in ambito formativo ma anche nell'ambito della ricerca. Altri prima di me, non mi soffermo, hanno sottolineato come i temi medici siano diventati, e della ricerca e dello sviluppo in questo ambito siano diventati, ahimè, estremamente importanti o più importanti di quanto fossero prima o più visibili di quanto fossero prima, perché importanti lo sono sempre stati, viste le emergenze pandemiche dell'ultimo anno e mezzo. Quindi questi argomenti, non credo vada sottolineato, sono estremamente importanti. Per noi la Fondazione Petzschler è un partner importante. Nell'evoluzione anche statutaria che recentemente ha avuto, ha ulteriormente valorizzato il collegamento con l'Università di Trento e quindi credo che questo binomio possa essere un binomio che porta valore aggiunto alla ricerca, ma anche a Trento e alla sua provincia. E con questo augurio e ancora ringraziando il professor Clevers per la sua presenza qui, vi auguro una buona continuazione di questa mattinata estremamente interessante. Grazie. Grazie professor Flavio De Florian, rettore dell'Università di Trento. C'è un ente trentino che ha sostenuto fin dall'inizio la Fondazione Petzschler, fin dal suo nascere, ed è la Fondazione Caritro, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, che patrocina la Fondazione Petzschler appunto da molti anni. C'è qua il suo presidente, l'avvocato Mauro Bondi, prego. Grazie per l'invito, un saluto da parte di Fondazione Caritro, ha già detto chi mi ha presentato l'importante ruolo ma soprattutto l'impegno che la Fondazione Caritro in questi anni ha avuto e continua ad avere con la Fondazione Petzschler e continuerà anche in futuro. Se mi consentite due brevissime considerazioni, la prima riguarda il Covid che in qualche modo è legato al cancro, riguarda il Covid che in alcuni casi ha tolto molto, a chi ha tolto la vita ha tolto tutto.
In altri casi ha tolto altrettanto molto, perché chi ha sofferto per i propri cari deceduti ovviamente ha sofferto molto. A tutti noi, a coloro che sono stati più fortunati, ha comunque tolto il piacere che oggi in qualche modo recuperiamo di stare assieme, la socialità, poter ammirare un teatro sociale, lunedì il Teatro Zandonai a Rovereto. E cosa possiamo fare per ripartire? Perché questa è la seconda considerazione. È vero che pensare a un vaccino contro il cancro è difficile, non credo che sia questa la strada verso cui la ricerca va, ma è anche vero che il Covid ai malati di cancro ha tolto molto, non solo perché molti sono deceduti non a causa del cancro, ma a causa del Covid, che per chi aveva problemi oncologici è risultato letale, ma anche per chi la malattia ce l'ha, perché abbiamo, soprattutto voi medici, capito e toccato con mano quanto fosse difficile operare in una situazione in cui gli ospedali erano praticamente sotto pressione, una parola gentile per dire qualcosa di molto più difficile da gestire nei periodi di massima concentrazione della malattia. Ma anche per chi non lo aveva, perché sappiamo di casi in cui il ritardo nella possibilità di diagnosticarlo, se non letale, può essere stato comunque significativamente importante. E allora in questo momento io credo che anche per aiutare la ricerca contro il cancro e questa malattia, una parola importante, l'ha già detto il Presidente Fugatti e lo ringrazio per questo, vada proprio rivolta alla scienza, alla ricerca, a chi in settori magari diversi dà un segnale di fiducia nell'unica cosa che ci può tirare fuori da questo problema, che è appunto la scienza, la medicina e la ricerca. L'altro giorno si parlava della nascita della Cassa di Risparmio di Rovereto, che è nata anche per sostenere l'acquedotto di Spino. Sembra una stupidaggine, ma in realtà tre grandi cose hanno permesso all'umanità di fare un passo avanti: l'acqua potabile, corrente e poi sanata, gli antibiotici, me lo spiegate voi, e i vaccini. Quindi se da questo consesso, anche se noi oggi salutiamo il professore che riceverà il premio per una questione specifica sul cancro, credo che ognuno di noi possa darsi un compito, che è quello vostro, di continuare nella ricerca, noi per quanto possibile di finanziarla, e alla classe politica più coraggio nel sostenere questa battaglia di vaccinazione, che è l'unica cosa che può permetterci di tornare a soffrire meno e a goderci bellezze come il Teatro Sociale di Trento. Grazie ancora a tutti. Grazie al Presidente Mauro Bondi della Fondazione Caritro. E adesso concludiamo questa piccola serie di interventi istituzionali con il rappresentante della comunità dei medici del Trentino, il Presidente dell'Ordine dei Medici, Dottor Marco Ioppi. Presidente Galigioni, autorità, colleghi, gentili signori e signore, professor Clevers, sono onorato di portare a nome dell'Ordine dei Medici il saluto. Il saluto e l'ammirazione per il professor Clevers, pioniere nella ricerca sui tumori del colon. Ammirazione e gratitudine per i grandi passi che ha fatto fare la scienza, che sono passi di salvezza per l'umanità. Permettetemi alcune osservazioni. L'esempio del professor Clevers testimonia che la nostra società, pur in una situazione di preoccupante declino, può essere capace di portare cose positive e ottenere risultati che sembrano impossibili da raggiungere. La costanza, la competenza, la passione, la tenacia hanno caratterizzato il lavoro del professore e con lui dei suoi 200 ricercatori di ogni parte del mondo, come ha avuto da dire, gran parte italiani, giovani, che danno speranza a tutti e in particolar modo a tanti giovani che si apprestano o stanno percorrendo il percorso affascinante della professione di medico.
È un messaggio questo quanto mai convincente. Le nostre leve, i nostri giovani che si preparano ad investire il loro domani nel campo della medicina non devono smarrirsi, devono avere fiducia, con la consapevolezza che la scienza ha fatto e sa fare passi enormi. La ricerca raggiunge successi insperati e anche le malattie finora ritenute incurabili possono essere trattate e debellate. Questo riconoscimento è lì a testimoniare che vale la pena spendersi nel campo della salute e che bisogna avere fiducia nella scienza. Viviamo un tempo difficile in cui, complice una cultura generalizzata e superficiale, si tende a confutare la verità della scienza con opinioni approssimative che svaniscono nel nulla, sottoposte alla valutazione critica della scienza ed è naturale il riferimento al dramma attuale del Covid e delle vaccinazioni. Basta pensare alla sventurata paura nei confronti del vaccino, dice il professore nel suo discorso. Noi vogliamo ribadire in questa occasione il primato della scienza, vogliamo riaffermare che la medicina ha come primo obiettivo la salute individuale e collettiva delle persone e procede sempre secondo la prassi del metodo scientifico, con responsabilità e rigore. E i medici hanno, in particolar modo oggi, il dovere di salvaguardare e riaffermare i valori della scienza, confrontandosi con i cittadini per creare quell'alleanza terapeutica necessaria per la cura e ancor prima per la prevenzione delle malattie. Altro importante insegnamento che ci viene dalla testimonianza di oggi è che noi, per superare le malattie, tutte le malattie, le oncologiche, le malattie pandemiche, le vinciamo solo se siamo uniti. Solo se ricercatori, professionisti sanitari, pazienti, istituzioni fondano le loro forze e lavorano insieme, fianco a fianco, ognuno con il proprio ruolo e con pari dignità, per dare speranza e per costruire un futuro migliore. E ringrazio il professor Clevers, a tutti per la gentilezza che avete usato nel seguire questo mio breve intervento. Grazie. Grazie, dottor Marco Ioppi, presidente dell'Ordine dei Medici. E grazie anche alla nostra interprete, Anna De Poli, che ha tradotto per il professor Cleves e la moglie gli interventi finora effettuati. La parola di nuovo al presidente Galligioni, prego. Anche da parte mia, ovviamente, grazie a tutte le autorità e i rappresentanti della nostra comunità che hanno potuto portare il loro saluto. Grazie anche a tanti altri che sono presenti, cito il rappresentante del Corpo dei Carabinieri, il rappresentante della Polizia di Stato, che sono qui presenti abbiamo scelto solo di, per brevità della cerimonia, per non andare troppo in lungo, di far parlare soltanto alcuni, ma certamente la loro presenza testimonia la loro vicinanza alla realtà che vogliamo ovviamente celebrare con questa manifestazione. Voglio ringraziare anche il direttore dell'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, AIRC, che è qui presente, a testimoniare come realtà, molto più grande ovviamente la loro, però come la nostra, collaborano nel trovare assieme soluzioni, nel trovare assieme il modo di riconoscere e di premiare o di favorire la ricerca, soprattutto, campo molto importante, il sostegno ai giovani ricercatori. E parlando di sostegno ai giovani ricercatori, parlando di ricerca sul cancro, è inevitabile anche parlare dell'Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro, che è un partner strategico della Fondazione Pezzcoller, che normalmente è presente alla cerimonia, chi è potuto venire negli anni scorsi appunto lo ricorda bene, ma per le restrittezze e per altri motivi organizzativi i rappresentanti dell'Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro non sono presenti fisicamente, ma hanno voluto però testimoniare la loro presenza con un videomessaggio che hanno mandato e che adesso vi propongo, un breve videomessaggio. Hello everyone. Buongiorno a tutti.
Thank you very much, Dr. Galligioni. Grazie, dottor Galligioni, per la sua gentile introduzione. Voglio congratularmi con lei per la sua passione e il suo entusiasmo nella leadership della Fondazione Peace Scholar. È un onore, un privilegio, come CEO dell'Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro, partecipare a questa cerimonia di consegna del premio annuale Peace Scholar Foundation e ACR International Award for Extraordinary Achievements in Cancer Research. Come sapete, la Fondazione Peace Scholar possiede una ricca e solida storia di sostegno alla più avanzata ricerca biomedica volta a scoprire i meccanismi fondamentali delle malattie umane. E l'AACR è fiera di far parte del patrimonio della Fondazione Peace Scholar. Questo premio rappresenta uno dei più prestigiosi riconoscimenti al mondo per i risultati scientifici nella ricerca sul cancro e testimonia l'impegno costante del professor Alessio Peace Scholar per i progressi nella ricerca a beneficio dei pazienti. Il professor Peace Scholar era l'essenza della generosità. Nel 1980, 14 anni dopo il suo pensionamento, il sogno del professor Peace Scholar si sarebbe realizzato con l'istituzione di questa importante fondazione, che è oggi una delle principali organizzazioni di ricerca e cura delle malattie umane, compreso il cancro. Nel 1997 l'AACR ha stretto per questo motivo questo patto strategico di collaborazione con la Fondazione Peace Scholar per l'istituzione del Premio Internazionale Fondazione Peace Scholar e ACR per la ricerca sul cancro. E dunque a nome della mia associazione vorrei ora esprimere le nostre più profonde congratulazioni al dottor Hans Clevers, vincitore del premio di quest'anno. Le importanti ricerche del dottor Clevers hanno contribuito enormemente ai progressi scientifici in questo campo, con un grande impatto sulla vita di pazienti oncologici e delle loro famiglie. La sua ricerca pionieristica ha saputo chiarire i meccanismi con i quali il segnale WNT controlla l'espressione genica nelle cellule del cancro del colon e nelle cellule normali dell'epitelio intestinale, che si rinnovano continuamente. Questo poi ha permesso di identificare le cellule staminali sia nei tumori che nei tessuti sani. Questa ricerca rivoluzionaria, inoltre, ha portato alla produzione di mini organi, che adesso vengono chiamati organoidi, che rappresentano un modello fondamentale utilizzato in tutto il mondo per lo studio di molti tumori e delle modalità di trattamento. Questo modello profondamente innovativo di studio del cancro è stato determinante per aprire nuove prospettive di ricerca e la sperimentazione di nuove terapie anticancro sugli organoidi derivati dai tessuti tumorali. Il dottor Clevers è attualmente ricercatore principale presso l'Ulbricht Institute for Developmental Biology and Stem Cell Research e ricercatore principale presso il Princess Máxima Center for Pediatric Oncology in Olanda. È anche ricercatore presso l'Oncode Institute in Olanda e professore di genetica molecolare presso il Centro Medico Universitario di Utrecht. È membro dell'AACR dal 2007. È stato eletto come uno dei nostri illustri fellow della AACR Academy nel 2014 ed è stato membro del consiglio d'amministrazione dell'AACR dal 2013 al 2016. Dunque, a nome di tutta l'AACR, compresi i funzionari e i componenti del consiglio di amministrazione, desidero estendere le mie più sincere e sentite congratulazioni a tutta la Fondazione Peace Scholar, al suo presidente, dottor Enzo Galligione, per il suo incessante impegno a favore dell'eccellenza nella ricerca sul cancro e a tutto il consiglio di amministrazione, revisori, personale amministrativo per i loro incessanti e straordinari sforzi per sostenere la loro importante missione a sostegno della ricerca globale sul cancro. E voglio esprimere ancora una volta la mia gratitudine per il grande onore di partecipare alla cerimonia di premiazione di quest'anno in riconoscimento del dottor Clevers. Grazie e buon proseguimento. Non ho
pagato la dottoressa Foti per queste belle parole che ovviamente fanno onore a tutta la Fondazione. E adesso, come al solito, appunto, un breve excursus sulla Fondazione, e cominciando con una breve presentazione che parte proprio dal professor Petzkoller, che quando ha voluto istituire questa fondazione ha dato un compito ben preciso: promuovere la ricerca di eccellenza nella lotta al cancro. Questo è l'obiettivo voluto dal professor Petzkoller. Ma cosa vuol dire in realtà? Come si fa in pratica? La ricerca la fanno i ricercatori e quindi per noi ha voluto dire prima di tutto una ricerca di eccellenza premiando i migliori al mondo, in assoluto. Ma senza dimenticare i giovani, che sono il futuro della ricerca e hanno spesso bisogno di sostegno scientifico oltre che economico. Bisogna però anche saper comunicare i progressi della ricerca, dare risalto ai più bravi e far conoscere quello che facciamo, creando così un volano che alimenti altre idee, progetti e risorse in un contesto, particolarmente quello come la comunità trentina in cui ci troviamo, in cui le istituzioni e la gente sono partecipi e attori allo stesso tempo. Già, ma come si fa a promuovere l'eccellenza, specie all'inizio, anche con dei premi, quando nessuno ti conosce e ti considera? Non è facile, né scontato, anche se abbiamo un grosso premio, ma per quanto alto e appetibile esso sia, se nessuno ti conosce è difficile ovviamente portare avanti progetti come questo. Fondamentale per la Fondazione Petzkoller è stato l'incontro con il professor Umberto Veronesi prima e con l'Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro poi, che nel 97 ha stretto un patto strategico di collaborazione con la Fondazione Petzkoller, rinnovato poi nel 2018, per questo premio, che deve avere dei requisiti ben precisi: l'eccezionalità delle scoperte e la rilevanza delle applicazioni. Ma per un premio anche alto, e con un premio anche alto e requisiti rigorosi, tutto questo non basta. Ci vuole un comitato di selezione all'altezza del compito. Il nostro è formato da 9 scienziati di fama internazionale che cambiano ogni anno, ai quali è richiesto di valutare ogni anno il curriculum, le scoperte, le pubblicazioni e la rilevanza dei vari candidati, decine di candidati, e stilare così una graduatoria. Qui vedete rappresentato l'ultimo comitato, una foto dell'ultimo comitato di selezione che ha potuto riunirsi a Filadelfia 2 anni fa, presieduto dalla dottoressa De Signo, che dopo ovviamente verrà a presentare il vincitore. Però dopo la graduatoria dei primi 8-10 classificati, questi devono essere discussi, i primi 8 appunto, uno ad uno, nella riunione plenaria che si svolge nella sede della CR a Filadelfia, questa è la sala, attraverso con votazioni successive, discussioni successive, si arriva così ad identificare il vincitore. Però non basta ancora, perché ci vuole anche una buona visibilità per far risaltare il valore del premiato e il prestigio del premio. E non c'è nulla di meglio al mondo della proclamazione del vincitore al congresso annuale dell'ACR, alla presenza di oltre 20.000 partecipanti, chi ha avuto l'occasione di esserci lo sa, ecco, e questa presentazione del vincitore, questa proclamazione del vincitore è seguita poi dalla Petzkoller Lecture, che è, d'accordo con, ovviamente con l'ACR, nel prime time, proprio nel clou della sessione di apertura dell'ACR, quindi un tempo e un posto di visibilità assolutamente straordinaria. È un processo, come si capisce bene, molto impegnativo,
che però è largamente compensato dal prestigio che il premio ha acquisito negli anni e testimoniato dal fatto che 4 dei premiati hanno poi ricevuto il premio Nobel per le stesse motivazioni. Li abbiamo visti ricordare anche prima. Ma passando ai giovani, per quanto riguarda la ricerca di eccellenza ai giovani, la Fondazione Peetz Koller si è concentrata nell'ambito europeo. Strategica è stata, in questo caso, l'alleanza con la Società Europea per la Ricerca sul Cancro, con la quale abbiamo istituito 3 premi, uno ai ricercatori giovani, attivo già dal 2012, cui abbiamo aggiunto quest'anno un premio alle donne nella ricerca e un premio ai giovanissimi molto promettenti. Li abbiamo chiamati Rising Star, astri nascenti della ricerca, per le grandi aspettative che danno, che sanno offrire fin da giovani. E le modalità di assegnazione sono sempre le stesse, la visibilità ai ricercatori è assicurata alla proclamazione nel corso del congresso europeo dell'Associazione Europea di Ricerca sul Cancro e la visibilità alla fondazione è data anche dalle 3 Peetz Koller Lectures, quella che ciascuno dei vincitori tiene in un contesto così prestigioso e così importante. Da soli però i premi non bastano. Per i ricercatori, e specie i ricercatori giovani, ma per tutti, è importante incontrarsi e confrontarsi con i grandi ricercatori, con quelli che già hanno segnato la strada. E questo cerchiamo di farlo, a questo impegno contribuiamo con le Peetz Koller Lectures, che ogni vincitore dei premi Peetz Koller è tenuto a presentare all'Università di Trento. Questa è la lecture tenuta ieri dal dottor Clevers al Dipartimento di Biologia Cellulare e Computazionale Integrata del CIVIO della nostra università, in collegamento anche con l'Università di Padova, e la partecipazione tra presenza a Trento e collegamento a Padova di oltre 250 ricercatori, quasi tutti giovani. Oltre a queste ci sono anche i simposi Peetz Koller, che la Fondazione organizza da più di 30 anni su temi di avanguardia e con i maggiori esperti internazionali. Sono diventati nel tempo un evento scientifico sempre più importante, con la partecipazione crescente di ricercatori, fino al grande successo del simposio del giugno scorso tenuto in modalità virtuale, con più di 400 partecipanti collegati da tutto il mondo, veramente dall'est all'ovest di tutto il mondo. E questa è stata anche una bella soddisfazione per la Fondazione. Oltre a questo, assegniamo borse di viaggio su base competitiva ai giovani ricercatori italiani e europei selezionati a presentare le loro ricerche in importanti congressi internazionali come l'annual meeting dell'IACR e il congresso europeo della Società Europea. Ci sono poi le borse biennali Peetz Koller da 25.000 euro l'anno ciascuna per giovani ricercatori italiani assegnati in collaborazione con la Società Italiana di Cancerologia SIC. Quest'anno abbiamo potuto attribuirne 7 su 40 domande arrivate da tutta Italia e questi sono i giovani vincitori delle borse. E infine ci sono le 2 borse di dottorato di ricerca di nuova istituzione presso l'Università di Trento. Sono borse triennali da 25.000 euro l'anno, sempre su bando nazionale, e sostenute anche con la collaborazione del Fondo Comune delle Casse Rurali del Trentino, e questi sono i 2 vincitori di questo primo bando. Complessivamente, le nostre attività a sostegno della ricerca di eccellenza nella lotta al cancro, comprensive di premi, formazione, borse di studio, comportano per il 2021 un impegno economico di 385.500 euro. È un discreto impegno finanziario per una realtà piccola come la nostra, reso possibile non solo dalle risorse originariamente messe a disposizione dal fondatore, ma anche dal fatto che la Fondazione Peetz Koller, e voi lo dimostrate,
è ormai profondamente radicata nella comunità trentina, che la sostiene attraverso le sue istituzioni, diverse realtà economiche, la comunità accademica e scientifica e soprattutto la gente, tanta gente. Grazie quindi alla Provincia Autonoma di Trento che ci concede questo splendido teatro, supporta i simposi per scholar e recentemente ha deliberato un importante finanziamento per il restauro del Palazzo Bortolazzi, di cui parlerò fra poco. Grazie per il loro supporto, specialmente ai simposi, al Comune di Trento e al Comune di Rovereto, qui rappresentati dai loro sindaci. Grazie alla Fondazione Caritro, nostro ente patrocinatore fin dall'inizio, che ci ha accompagnato e ha aiutato a crescere in questi 40 anni, ci sostiene economicamente, ci ospita nelle sue strutture e ci aiuta in tanti altri modi. Grazie alla Federazione della Cooperazione, che è una profonda espressione dell'anima trentina, con cui abbiamo un importante accordo di collaborazione, e grazie al Fondo Comune delle Casse Rurali del Trentino, specchio della realtà economica e sociale del nostro territorio, con cui condividiamo l'impegno delle borse di dottorato. Grazie all'Università di Trento, con la quale collaboriamo da tempo in molti ambiti, con un grande coinvolgimento di loro docenti e studenti. È così stretta e importante la nostra collaborazione con l'Università che il Rettore dell'Università di Trento entrerà come componente stabile nel prossimo Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Grazie anche al Museo della Scienza di Trento, il MUSE, un vero gioiello della nostra comunità, con il quale realizziamo eventi di grande rilevanza scientifica e di partecipazione. Ma grazie soprattutto alla gente trentina, che è sempre vicina alla Fondazione, partecipa alle nostre attività e ci sostiene con donazioni grandi e piccole, tutte ugualmente preziose. Sono loro, siete voi, che anche in questo periodo di difficoltà economiche ci avete permesso di continuare e addirittura aumentare le borse di studio per i giovani. Voglio qui ricordare tutte le persone cui sono dedicate le borse in corso: i fratelli Bernardi, Alice Triangi, Maria Luisa De Gaspari Ronc, Angelo Foletto, Patrizia Coser, lo ricorderete bene, i cui familiari continuano a prodigarsi per la raccolta dei fondi in tempi così difficili. E ancora, Bruna Scrinzi e Andrea Costa De Provizer, Maria e Giuseppe Merz, Angelo Mandato, Elsa Brigadoi e, proprio in questi giorni, Renzo Agostini, oltre a tanti altri che hanno contribuito in vario modo e diversa misura. Grazie a tutti loro, da questi giovani ricercatori e da tutti quelli che hanno beneficiato negli anni e continueranno a beneficiare in futuro della loro generosità. Consentitemi però un grazie un po' speciale a Marina Larker Fogazzaro per la sua grande generosità per il lascito che ci ha lasciato. A lei abbiamo intitolato il Premio Europeo alle Donne della Ricerca sul Cancro e una borsa di dottorato di ricerca all'Università di Trento, ma sempre grazie a lei e all'importante contributo stanziato dalla Giunta Provinciale potremo anche iniziare fra pochi giorni il restauro di Palazzo Bortolazzi per restituirlo alla città in tutto il suo originario splendore. E infine consentitemi un breve accenno ad un nuovo impegno che ci siamo assunti quest'anno nella comunicazione, non solo con i media locali, sempre attenti e fedeli a riportare le nostre attività, e che ringrazio di cuore e ne sono testimonianze i giornali di oggi e i servizi televisivi che sono passati, e non solo con i social media, con i quali ormai è indispensabile confrontarci quotidianamente. Con l'aiuto di una grande professionista, che ringrazio pubblicamente, Cristina Darold, abbiamo cercato di interessare alle nostre attività
il mondo dei giornalisti e dei comunicatori scientifici nazionali con i mercoledì della Pet Scholar, una iniziativa cui hanno contribuito alcuni tra i più bei nomi della comunicazione scientifica italiana. La partecipazione soprattutto dei giovani in formazione è stata decisamente buona e a loro è destinata anche una borsa di studio Pet Scholar per Master in Comunicazione della Scienza presso la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, con la quale abbiamo stretto un accordo di collaborazione. Siamo solo all'inizio di questa esperienza e sappiamo che abbiamo ancora tanta strada da fare, ma siamo anche fiduciosi di arrivare a cogliere qualche frutto del nostro impegno. Ma veniamo ora al vincitore che festeggiamo oggi. Chi è Hans Clevers? Perché gli è stato attribuito questo premio prestigioso? Che cos'ha di eccezionale la sua ricerca? Hans Clevers è un olandese, è un direttore all'Ubrecht Institute e professore di genetica molecolare al Centro Universitario Medico di Utrecht, autore di più di 690 articoli scientifici, con oltre 120.000 citazioni e vincitore di numerosi premi scientifici. È un ricercatore che non solo ha saputo perseguire con tenacia i suoi progetti, ma, lo sentiremo nel suo discorso, ha saputo anche far tesoro di quelli che lui chiama le felici scoperte fortuite. Prima di tutto, Hans Clevers ha capito come identificare le cellule staminali dell'adulto tra miliardi di cellule del nostro organismo. Ha capito come funzionano e qual è il gene che regola la loro attività. Quando il gene funziona bene, le cellule staminali, ad esempio quelle dell'intestino, possono ricostruire regolarmente e continuamente tutta la parete intestinale. Quando invece il gene è alterato, la crescita è disordinata e tumultuosa. È così che si sviluppa il tumore del colon, uno dei più frequenti del nostro tempo, che colpisce ugualmente uomini e donne, più di 50.000 casi ogni anno in Italia, con quasi 20.000 morti. In Trentino sono rispettivamente più di 330 i casi e 160 i morti all'anno, che sono 3 ogni settimana. Clevers, con il suo gruppo di ricerca, è riuscito a far crescere le cellule staminali in laboratorio, scoprendo che nelle opportune condizioni sperimentali queste cellule riescono a formare dei mini organi del tutto simili a quelli del tessuto di origine, chiamati organoidi. Gli organoidi, che possono derivare dalle cellule staminali di tessuti normali, ma anche di tessuti tumorali, hanno il vantaggio di crescere in laboratorio ed essere studiati per innumerevoli applicazioni, dalla riparazione e sostituzione di organi malati o danneggiati allo studio di farmaci, per poter scegliere poi quelli più efficaci da somministrare al paziente. In altre parole, questi organoidi, diffusi nei laboratori di tutto il mondo, rappresentano la base della medicina riparativa e di una medicina veramente personalizzata, specifica per ciascun paziente. Hans Clevers, quindi, ha aperto un mondo sterminato di possibilità terapeutiche, con la eccezionalità delle sue scoperte e la rilevanza delle loro applicazioni cliniche, ed è veramente a pieno titolo il vincitore del 24esimo premio internazionale Fondazione Pet Scholar e ACR per scoperte e applicazioni straordinarie nella ricerca sul cancro, e siamo qui apposta per riconoscerlo e festeggiarlo oggi. E grazie. Congratulazioni, dottor Clevers. Grazie. Grazie al Presidente della Fondazione Pet Scholar, Enzo Galligioni. È arrivato il momento clou, diciamo, della premiazione di questa giornata dedicata al vincitore del premio Pet Scholar. E vorrei invitare proprio la dottoressa, la professoressa Maria Rescigno, che citava prima il dottor Galligioni,
perché è la presidente di quel comitato di selezione composto da 9 scienziati di fama internazionale che cambia ogni anno. La professoressa Rescigno è prorettore vicario con delega alla ricerca all'Università Humanitas di Milano. A lei il compito di presentare il professor Clevers e anche le motivazioni che hanno portato a questo premio. Prego. Buongiorno a tutti, è un piacere per me essere qui oggi perché Hans Clevers per me è stato una persona importantissima perché anch'io lavoro nell'intestino e quindi noi tutti abbiamo beneficiato delle sue ricerche. Lavora nell'intestino, che è un organo molto complesso. Questo perché integra dei segnali che arrivano dall'esterno attraverso il cibo e integra anche dei segnali che arrivano dall'interno, in particolare da qualcosa che non è parte di noi, che è il nostro microbiota intestinale. Il microbiota intestinale è quella che veniva un tempo chiamata la flora intestinale e la flora batterica, e che svolge tutta una serie di funzioni, dalla funzione digestiva alla funzione di stimolazione del sistema immunitario e anche al comportamento. E come essendo pieno di microrganismi può avere anche delle funzioni diciamo ottime, ma può essere anche un problema per il nostro organismo e quindi può creare del danno, può facilitare la degenerazione diciamo delle cellule epiteliali, che sono un singolo strato, quindi un singolo strato che ci separa da questi microrganismi. E allora deve essere riparato, e per essere riparato è necessario che si rigeneri, e per rigenerarsi sono necessarie quelle che vengono chiamate le cellule staminali. Ebbene, Hans Clevers è stato il primo ad identificare le cellule staminali nell'intestino, a dimostrare che queste cellule si duplicano e danno origine a due cellule identiche, di cui una differenzia nelle cellule epiteliali e l'altra resta lì in loco ed è pronta a rigenerarsi. E poiché una cellula che resta lì può accumulare delle mutazioni, e ha dimostrato che tra queste mutazioni abbiamo sentito la mutazione di Wnt è una di quelle che può portare poi allo sviluppo dei tumori, quindi ha contribuito a capire come mai nell'intestino si possono sviluppare dei tumori. E ha anche identificato un marcatore di queste cellule staminali e ha messo a disposizione dei modelli animali che hanno permesso di seguire cosa succede a queste cellule staminali quando si sviluppano, quando differenziano. E quindi ha messo a disposizione della comunità scientifica un importantissimo modello che tutti utilizziamo e che è stato importante per tante altre scoperte, quindi non solo le sue ma anche quelle di tanti altri ricercatori. In questo contesto quindi ha sviluppato anche dei modelli che hanno permesso di capire anche i meccanismi, i segnali, i fattori coinvolti nello sviluppo dei tumori. Come avete visto si è spostato anche sull'uomo, ha fatto questi mini GAT degli organoidi che hanno permesso di studiare il ruolo delle cellule staminali e il differenziamento anche nell'uomo. E non soltanto per l'intestino, ma anche per tanti altri organi che sono difficilissimi da studiare, come il pancreas, ad esempio, il cervello, e che hanno permesso di testare dei farmaci proprio su questi organoidi per capire il funzionamento dei farmaci, di ottenere degli organoidi da ogni singolo individuo, quindi per capire la medicina personalizzata, se quel farmaco può essere utile per quel determinato soggetto, e anche per la medicina rigenerativa, per cui noi possiamo, attraverso gli organoidi, ricostruire un tessuto, che non è quindi solo il tessuto intestinale, ma sono tanti altri tessuti. Hans Clevers è anche un ottimissimo comunicatore, perché quando noi facciamo ricerca è importante anche comunicarla, ma non soltanto ai nostri colleghi, quindi altri scienziati, ma anche al pubblico. E lui è stato un grandissimo comunicatore. Ha creato tutta una serie di video che permettono ora anche di insegnare. Io li uso regolarmente a lezione, i miei studenti amano i video che ha fatto Hans Clever e Clevers. E quindi, che dire, io penso che nel momento in cui sono stata presidente di questa commissione e ho visto il nome di Hans Clevers, ho nel mio cuore sperato che lui vincesse e non ero l'unica a sperarlo, e insieme a me è stato all'unanimità, abbiamo deciso che lui era il migliore tra tutti i candidati. Sono veramente felice di averti qui, Hans Clevers. It's a pleasure for you to have to receive this prize.
it's fantastic. I'm really emotional because I have been working so much and I know your papers by heart. So I really thank you for being here today. Grazie a tutti. Prego quindi, invitiamo sul palco il professor Hans Clevers. Il professor Clevers leggerà il suo discorso in inglese, ma è lo stesso che è stato distribuito all'ingresso, tradotto in italiano. È prevista anche la consegna di una targa. It's on. Yeah. Dear presidents, there are several presidents here. Dear senator, dear mayor, dear rector, and dear ladies and gentlemen. Some 20 years ago, I sailed with my two little sons, Sander, who was 7, and Max, 5 at that time, on the IJsselmeer, formerly a large inner sea in the center of the Netherlands, of my country. We passed by a beautiful row of newly built windmills, painted in soft colors and shining in the sun. We were mesmerized by the rapidly rotating wings of the windmills. And suddenly Max asked, "When the mills stop turning, will our boat also stop?" Max believed that the rotating windmills were causing the wind to blow. Now, this seemingly simple line of reasoning touches upon the core of science. Max is curious about the world around him. He formulates a good question and he defines an answer. One could call this answer of the 5-year-old boy a hypothesis. Now, Max's hypothesis is a useful one because it can be tested in a very simple way. And as you will realize, such critical testing will prove Max wrong. When the windmills are stopped, for instance, for their maintenance, it will turn out that the boats on the IJsselmeer will still be perfectly capable of continuing to sail. So this first part of this question and answer game is deeply rooted in human nature. Even young kids like my son Max, when he was 5, can play this intuition game without any effort. But the next step, which turns this game into science, the step of critical assessment, of deciding what is fact and what is cause and what is consequence, this turns out to be very, very hard. While intuition comes naturally to all of us, the critical assessment of fact, cause, and consequence requires lots of education, and after that, a lifetime of effort, discipline, and energy. During the current COVID pandemic, mentioned by a number of the previous speakers, we have all witnessed an endless stream of highly creative thoughts, beliefs, and opinions. They're all very believable, but they would evaporate when subjected to critical scientific assessment. Yet the originators of these highly creative thoughts, beliefs, and opinions are typically very reluctant to take the second scientific step and to test whether what they're thinking or believing is actually true. Now, a few words about the amazing history of science. So science has only arisen once in the history of mankind. It was not in ancient Egypt, not in ancient China, not in South America with the Mayans and the Aztecs, but the cradle of science, the one time it was born, the cradle of science was in Athens. The ancient Greeks were no longer satisfied with their myths and religions, and started to search for the laws of nature.
And thus the ancient Greeks have given us the mathematics of Euclides, Archimedes, and Pythagoras. The Roman Empire had a definite interest in technology, that is clearly true, but I'm sorry to say here, the Romans did not care much about the science of the Greeks. Only the Renaissance did science, let the science did re-emerge. And a key player in the re-emergence of science was the Italian Galileo Galilei. We can be extremely proud of this person, who actually made up for the disinterest that the Romans had shown in science. And then the Englishman Francis Bacon, a little bit later, put the cherry on the science pie. He invented laboratory experimentation. Now, Albert Einstein, and this is Bacon, this is the scientific method. Albert Einstein has summarized the emergence of science in the history of the world as follows. He says, and you can read it here, the development of Western science has been based on two great achievements. The invention of mathematics by the Greek philosophers, and the discovery of finding out causal relationships by systematic experiment in the Renaissance. In my opinion, one need not be astonished that the Chinese sages, the wise men in China, did not make these steps. The astonishing thing is that these two achievements occurred at all. Now, the successes of the scientific method in the past two centuries have simply been overwhelming. Just look around you. Almost everything that you see only exists because of science. Yet the world has never really embraced science. Most people don't know how science works. There's often distrust of scientific conclusions and fear of unexpected consequences of science. Just think of the current unfortunate fear of the COVID vaccines. The British biologist Lewis Wolpert, you see him here, states the following in his book, The Unnatural Nature of Science, about the uneasy relationship between man and science. He says, science can be quite uncomfortable to live with. It offers no hope for an afterlife, it tolerates no magic, and it does not tell us how to live. It is this two-step mechanism of trying to understand the world around us that had always intrigued me, even as a young kid, and that I've tried to exploit in the research in my lab. On the one hand, there is the first step, human intuition, which allows us to ask and answer all sorts of questions and is a never-ending source of creativity. On the other hand, there's the second step, the rational scientific approach that subjects these questions and answers to harsh and critical evaluation, often involving experiments in a lab. More often than not, these experiments result in a negative answer. The hypothesis was creative, was very attractive, but it was wrong. So then the scientist goes back to square one and everything starts all over again. Here I switch gears. I was asked to tell you a little bit about myself and my journey in the world of science. I was born in a small village near Eindhoven in the south of Holland, the Catholic south, Sonnenbreugel, as you can see here. And as soon as I learned how to read, I devoured many books every week on every imaginable subject. But I really liked the books about scientific discoveries most. You could already probably call me a nerd at kindergarten. I remember vividly how the teachers there would stand around me when I was 5 years old and asked what I wanted to become later in life. And I would answer, I want to be a biologist. Now, indeed, as an 18-year-old, I started my study of biology at the Utrecht University, but I was immediately deeply disappointed. I felt that biology was not yet an experimental science, unlike chemistry and physics. We learned endless lists of Latin names, Latin words, and nothing much else. I then decided also to go to medical school, and I graduated in both. The attraction of the medical profession was inevitable. Clear social status, transparent future, and every day filled with lots of social interactions. Most importantly, every day I was given a number of problems and I could at least solve a few of them. This type of instant gratification does not exist in science, where one often has to work for months to obtain a result, and then most of the time the result is negative and we have to go back to the drawing table. Moments of gratification are rare and far in between. I was offered a training position in pediatrics,
but was also advised to start with 1 year of research. In that year, I learned that my heart, and this is very personal, my heart was really in science, despite all of its challenges. I quit the hospital and I went to Harvard with my wife Eefke, who is here, and went there to learn the tricks of a magical new toolbox in biology, DNA technology. I'm sure you've heard all about DNA technology and the current vaccines and the tests for corona directly derived from this new technology invented in the 70s and the 80s. 4 years later, we returned to Utrecht and I started a journey, this is Utrecht, in my own little lab that has taken me to this stage here today. And in my little lab, we asked a simple open question. How do white blood cells, you haven't heard about white blood cells at all, and I'll explain why that is. The white blood cells are the cells that fight virus infections. How do they get produced in our body? I meanwhile became head of the immunology department and learned how to combine managerial tasks with the science in my lab. So I've always had managerial jobs, but it's really the science that keeps me going. We found an interesting gene, but while we were researching this gene, we didn't learn much about white blood cells, but totally unexpectedly, we solved the key question in a very different scientific discipline, in developmental biology, and that's the discipline that studies how embryos create a complete body from one tiny, small, fertilized egg cell. And sort of in passing by, we also solved, mentioned earlier, how colon cancer comes about. And I can be totally honest here now, we were never looking for these discoveries. We just stumbled across these discoveries. And this is called serendipity. Discoveries that were made without looking for the answers that we found. So because our discoveries led my lab away from studying the immune system, the white blood cells, I decided to leave the Utrecht University Hospital and I moved my lab, then grown to about 30 young scientists that typically only stay for 3 or 4 years in the lab and then move on. Moved to the nearby Huibrecht Institute of the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. I became director of the institute and could devote almost all my time to the research, whereas in the hospital I did a lot of teaching and we also ran a large diagnostics activity. So that is a very privileged place to be for a researcher to be in a science institute where everything is dedicated to science. We decided to focus on colon cancer and on the healthy counterpart of colon cancer, the stem cells. And here you see a stem cell in the liver. It was known that all organs in our body should harbor dedicated stem cells whose sole task is the maintenance and repair of the organ in which they reside throughout life. And here you see what a stem cell in the liver can do. It actually replaces liver cells. I'm sure yesterday evening, after the very nice bottles of wine we had, we lost a few liver cells, and our stem cells are currently repairing those cells. So every organ was believed to be maintained and repaired by a unique stem cell type, and it was believed there could be as much as 100 different types of stem cells, but only a handful had already been discovered when we started this research. A British postdoc in the lab, Nick Barker, who is now running his own lab in Singapore, in Asia, expertly applied this step one, step two procedure, so intuition and then ratio, that I described earlier. He started this project in the year 2000, 21 years ago. The first 4 or 5 tries yielded negative results, but in 2006, so 6 years after he started this, he suddenly stumbled across a new molecular flag named LGR5. And LGR5 allowed us to identify the stem cells of the gut and subsequently, and here you see the gut, subsequently the stem cells of many other organs. Nick created mice in which these stem cells emit a green light, already mentioned earlier. And as you know, normal mice do not emit light. So the fact that these stem cells emit green light made it very easy for us to study how these stem cells behave. And we could see them in action. We soon realized, based on what we were seeing in these mice, that it should be possible to take the light-emitting stem cells out of these mice and culture them in the lab in a plastic dish. I should mention at this point that it was generally believed around the world that normal, healthy cells cannot be cultured outside the body, and that only cancer cells will grow in a plastic laboratory dish.
Because of this dogma, no one in the lab wanted to give this a try. But then Toshiro Sato, or Toshi as we call him, a Japanese gastroenterologist who was new to the lab, said, I will do it. On the left here, you actually see his first experiment, the growing, tiny, small mini-guts. So we went to the step one, step two procedure, starting from one light-emitting gut stem cell. He wanted to grow many stem cells in a dish, much like one can grow a plant from a seed. Much to our surprise, again, the stem cell did much more. Rather than producing more stem cells, it created a tiny version of a normal gut in the dish. That was another case of serendipity, a breakthrough discovery we were never looking for. Toshi called the structures that he was growing mini guts, small intestines. We then rapidly realized that Toshi's trick could be played for almost all other organs, and you see a number of them here. You see actually mini liver, mini airway, mini lung, mini pancreas, and actually on the right you see a mini gut infected with the coronavirus. And the general term already mentioned now is no longer mini gut or mini liver, but it's organoid. And then we can make organoids now from almost every internal organ. The technology is simple. One simply needs to obtain a tiny piece of tissue of an organ of interest. We get this from clinicians, from doctors in the hospitals nearby our institute. This piece of tissue is put in the right cocktail of nutrients. Doctors take such samples routinely, as I said, from patients, and they call these samples biopsies. We just need a 1 millimeter sized biopsy, so it's a tiny bit of tissue that we put in a dish and then starts growing and will give us tissue forever. Over the past decade since Toshi's discovery, we and many other labs have further developed the mini organ technology and described many applications for basic science, which I won't tire you, but importantly, organoids are now also becoming important in the clinic. And to name a few applications, mini organs can be used for transplantation, and what you see here is a mini gut that's used originally in mice to repair inflammatory bowel disease or Crohn's disease guts. You see how the mini guts inside the gut are moving around. Here they see a damaged part of the gut, and they land, and they actually then cure this mouse. And this was originally done with us in a Japanese lab by Mamoru Watanabe in Tokyo, and currently Mamoru is testing this as we speak in patients. So he's trying to cure patients with mini guts, much the same as you just saw. And also in the Netherlands, a colleague of us, Rob Koppes, is now trying to treat cancer patients that have been irradiated to the head with salivary gland organoids, also a clinical test. Now, mini organs can be grown from patients with particular diseases and then used to develop new drugs. That's now also being done widely by pharma companies. So new drugs are being developed for a variety of different diseases. Another movie, mini organs can also be grown from an individual patient and then used as an avatar for that patient. And I'll try to explain that. So here you see in the movie that this is a patient with a colon tumor. The colon tumor can be taken out by the doctor, a small biopsy. We can grow it. On the left, you see healthy tissue. On the right, you see the tumor tissue from the same patient. We grow it. And now multiple drugs can be tested at the same time on the mini organs. And the best one can then be given to the patient. This is called personalized medicine. I think in the next bit of the movie, yeah, here you see it. So here we have a small tumor growing in the lab. Now many, many different drugs are given to that tumor, and then the best drug is found out in the lab, and then hopefully we will soon be able to give that drug directly to a patient. So we match a single drug with a single patient, personalized medicine. This approach is already applied with success for cystic fibrosis, a rare hereditary disease, and currently many labs around the world are trying the same approach for cancer patients. Mini tumors grown from individual cancer patients, as you just saw, and exposed to a series of cancer drugs, then pick the best one and give that to the patient. So my lab currently works on a variety of other diseases and organs, including cancers, infectious disease, as
such as COVID, as you can see here, and a range of hereditary diseases. Now, the use of human organoids allows us now to avoid animal experiments. We think another major advantage of this technology, we don't have to use animals for experiments. And we believe that we obtain insights in human diseases in our model that comes closest to the human body. Looking back, it has been a journey with many unexpected turns and surprises. It's been a privilege to pursue the dream that I had as a four-year-old little boy, and I hope that I have conveyed today some of my belief in the value and of the beauty of science, even if it doesn't always come naturally. Science prizes are important because they briefly put science and scientists into the limelight, but I'd like to stress that I stand on the stage here, but that the Best Scholar International AACR Award for Extraordinary Achievement in Cancer Research is essentially awarded for the work of several hundred, usually very young and very passionate researchers. With that, I'd like to thank you very much for the honor. Grazie mille. Grazie al professor Hans Clevers, che adesso riceve la targa, dopo aver ricevuto il premio di 75.000 euro, che è la dotazione del premio Best Scholar. Ecco, momento per i fotografi anche, per le immagini. Questa cerimonia va in onda in diretta sui canali YouTube e Facebook della Fondazione Best Scholar e poi sarà ovviamente disponibile anche in seguito. Bene, grazie. Grazie ancora. No. Come di consueto, concludiamo con un momento musicale. Quest'anno è dedicato a un gruppo si chiama Ziganov Jazz Mer Blend ed è stato fondato nel 2009 dall'etnomusicologo Renato Morelli ed è un gruppo formato da musicisti trentini e sudtirolesi. Una delle poche formazioni a livello internazionale che si dedica alla ricerca dei legami perduti tra la musica klezmer, devo leggere, scusate, il primo jazz e lo swing zingaro manouche attraverso arrangiamenti originali. Ascoltiamoli perché ne vale la pena. A dopo. Sì, buongiorno a tutti, bentrovati a questo momento musicale breve ma intenso. Iniziamo con tre brani del repertorio klezmer, la musica popolare ebraica della diaspora ashkenazita. Il primo ha il titolo 740, non si riferisce al vecchio modello della dichiarazione dei redditi, come potete immaginare, ma al treno che partiva da Mosca per la Crimea alle 7.40 appunto. Il secondo è un brano che porta il titolo in lingua yiddish Lebedik, penso che tutti possano capire cosa significa. E il terzo viene invece dal repertorio, diciamo, del musical Broadway, sempre in questo caso in lingua yiddish, By Mir Bis Du Shine. Allora vediamo di far partire il treno. Thank you.
Il prossimo brano si rifà proprio a questa figura di Mischa Zyganov, dal quale noi abbiamo preso il nome per la nostra band. Era un fisarmonicista klezmer di Odessa e poi lo ritroviamo all'inizio del Novecento negli Stati Uniti, dove ha suonato con le prime formazioni di jazz, ma nel 1919 ha inciso un 78 giri dal titolo Koilen, che come sentirete ha l'incipit assolutamente identico a quello di Bella Ciao, da cui poi le origini ebraiche di Bella Ciao, eccetera. Ma in realtà è una melodia vagante che la ritroviamo in varie situazioni. C'è un altro brano klezmer che ha lo stesso incipit, un po' più corto, si chiama Silberne Kasene, che significa matrimonio d'argento. E poi naturalmente anche Bella Ciao. Quindi adesso vi proponiamo questo medley di queste tre varianti, diciamo, di Bella Ciao, a partire da quella di Mischa Zyganov, la seconda klezmer e la terza quella che conosciamo noi. Thank you.
E proprio la figura e l'opera di Mischa Zyganov ci ha dato quest'idea, che poi è la chiave del nostro repertorio, diciamo, di mescolare il klezmer col jazz, ritrovando poi in fondo antiche origini, soprattutto il gypsy jazz. E quindi noi facciamo così, klezmerizziamo il jazz e manuscizziamo il klezmer. Adesso ve ne diamo due esempi di due brani celeberrimi. Uno è Charleston, sicuramente lo conoscete tutti, l'altro è Minor Swing, la colonna sonora di Chocolate, nella nostra versione, che è Gypsy Jazz, però con una punta di musica klezmer. Prego. Thank you.
Rossana Caldini al violino, Michael Metto alla chitarra, Gigi Grata al tuba, Mirum, Cristian Stanchina alla tromba, Fiorenzo Zeni, sax, soprano e clarinetto. Grazie. Chiudiamo con due brani, ritorniamo nell'alveo della musica klezmer, in questo caso molto orientale, perché sono due brani dall'archivio Beregoski di Kiev, un archivio interessantissimo, venuto alla luce recentemente, non posso raccontare le vicende di questo, interessantissime, ma comunque. Il primo è Limonchiki, è un brano molto divertente e allegro, che viene da Odessa, e l'ultimo, il secondo e ultimo brano che faremo, si chiama Skocne ed è molto bello secondo noi. Grazie, grazie mille. Thank you.
Rossana Caldini, Maiko Metto, Gigi Grata, Cristian Stanchina, Fiorenzo Zeni. Grazie, grazie,
Grazie. Renato Morelli alla fisarmonica. Grazie ancora per Ziganov Jazz Mer Band, davvero un momento straordinario questo che ha concluso l'edizione 2021 del premio Pascoler alla ricerca oncologica. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, in primo luogo naturalmente al professor Hans Clever, al presidente della Fondazione Pascoler Enzo Galligioni, le autorità che sono intervenute, il gentile pubblico, la comunità medica. Dobbiamo rinunciare quest'anno al brindisi finale per motivi di epidemia Covid, ma ci rifaremo il prossimo anno, dove torneremo stavolta a maggio, edizione 2022. Grazie ancora.